Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi siamo qui per il pre-partita di Sassuolo-Milan, quarta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale che anticipa quello che poi sarà il derby di sabato. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci su tutti i social e vi ricordo il sito internet, costantemente aggiornato, sempre presente, sempre sul pezzo per le ultime news, www.acmilaninside.com. Allora, Sassuolo-Milan. Allora, vi do prima un paio di informazioni e poi facciamo un excursus storico. Ore 18:30 a Reggio Emilia, probabili formazioni. Allora, per quanto riguarda il Milan, teoricamente assisteremo a un po' di turnover e Mister Pioli opterà per circa 4-5 cambi. Allora, in porta ci sarà sempre Maignan. Terzino destro, prima novità, dovrebbe riposare Calabria e giocare Florenzi. A sinistra Theo, centrali. Qui c'è l'altra novità con Kier che potrebbe partire titolare a scapito di Kalulu affiancato da Tomori. Centrocampo c'è la terza novità con Pobega che dovrebbe partire titolare a posto di Tonali di fianco a Bennacer. Tre quarti. Praticamente certo del posto Leao, causa anche indisponibilità di Rebic e Origi. A destra, quasi certo anche Selemakers. Davanti, certo del posto anche Oliviero, Bombervero, Giroud. Sulla tre quarti, per quanto riguarda la posizione centrale, ballottaggio Diaz de Ketelaere con lo spagnolo leggermente avanti. Quindi assisteremo, secondo queste probabili formazioni, a quattro cambi. Per quanto riguarda il Sassuolo, solito 4-3-3 con Consigli, Tolian, Erlich, Ferrari e Rogerio, Frattesi, Maximo Lopez e Torsvet, in attacco Berardi, Pinamonti e Kyriakou. Arbitra il signor Airoldi, il quale sinceramente non ricordo, con il quale non mi pare di avere precedenti. Ed è una partita, che rievoca stupendi ricordi. Perché? Perché la partita che, aspetta, che vi do un indizio. È la partita dove l'anno scorso ci siamo laureati per la 19ª volta campioni d'Italia con quel meraviglioso 3-0, con la doppietta di Giroud, il gol di Kessié, con tre assist di Rafa Leão. Certo che il ricordo che rievoca questa partita, a parte essere ancora molto molto fresco, e non dimentichiamocelo ragazzi, perché sta passando un po' sotto gamba, sta passando un po' in maniera fin troppo anonima il fatto che siamo campioni d'Italia in carica. Dicevo, una partita che, cioè, rievoca un ricordo meraviglioso, che però non deve trarre in inganno. Perché? Perché è una partita tosta, una partita difficile con una squadra ben organizzata e ben allenata dal mister Dionisi. Certo, ha perso qualche individualità importante, tipo Scamacca, tipo Raspadori, Traoré fuori per infortunio, non c'è più Juricic, però resta comunque una squadra che può impensierire, insomma. Poi è chiaro, noi siamo i campioni d'Italia e dobbiamo andare su ogni campo per cercare la vittoria. È un turno che vede anche le avversarie
con partite fondamentalmente abbordabili. L'Inter contro la Cremonese in casa, la Roma col Monza, il Napoli con Lecce, la Juve con lo Spezia, la Lazio va a Genoa con la Sampdoria. Diciamo che chi ce l'ha più difficile oggettivamente siamo noi, però giochiamo per primi e quindi dobbiamo sfruttare questa cadenza per portare un po' di pressione alle altre. È vero che siamo alle prime giornate, difatti come primi in classifica c'è un gruppone di 6-7 squadre circa, però bisogna cominciare a fissare delle tappe per cui non si può fallire, delle tappe in cui fare la voce grossa, ed oggi è una di quelle. A proposito di Origi e Rebic che non risultano tra i convocati, non c'è granché di cui preoccuparsi, non sono infortuni gravi. È semplicemente il fatto che non sono al 100%, quindi non avrebbero potuto diciamo, dare un apporto, un contributo importante per la partita. E quindi, visto il tour de force incredibile che ci sarà in questi 20 giorni, il mister ha preferito, diciamo, non rischiarli. Motivo ecco per cui dicevo nelle probabili formazioni certi praticamente di un posto Leao e Giroud. Anche perché vedo poche alternative, eventualmente volesse cambiare questi uomini qua. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo ancora gentilmente una volta il like, iscrivetevi al canale, seguiteci su tutti i social, siamo praticamente presenti dappertutto, su Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e ogni social esistente. Vi ricordo il sito internet www.acmilaninsight.com. Vi ringrazio ancora una volta, vi saluto e ci vediamo poi domani barra dopodomani con analisi e pagelle. Fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo sempre sui social con Milan Insight, sempre Forza Milan.